troviamo nel cuore della Grado Vecchia, di Grado Antica. Questo è il luogo che è stato all'inizio il centro della romanizzazione, della vita della città romana, perché è molto probabile che Grado, nonostante ci siano delle ipotesi anche precedenti, ma che sia nata, si sia sviluppata proprio in età romana. In realtà questo potrebbe corrispondere al foro, cioè al centro, alla piazza dell'antica città, ed è nello stesso tempo il centro della vita, il cuore della vita della Grado cristianizzata, della Grado evangelizzata. Dell'epoca romana ci sono diverse testimonianze che dimostrano che sicuramente nei secoli successivi alla cristianizzazione, all'avvento del cristianesimo, Grado ha avuto uno sviluppo legato e funzionale a quello che doveva essere il porto emporio di Aquileia. Sicuramente nel Medio Impero il Grado si è sviluppata ed è diventata un porto autonomo rispetto ad Aquileia, per poi diventare all'inizio del V secolo un vero e proprio castrum in seguito a quei fenomeni destabilizzanti che furono le invasioni straniere dei secoli V e VI. In particolare, una di queste invasioni, che non è legata ad un popolo germanico ma ad un popolo asiatico, che erano gli Unni, distrusse Aquileia e i suoi abitanti trovarono rifugio proprio all'interno delle mura del castrum di Grado. In realtà, quando parliamo delle origini di Grado, non ci riferiamo solo alle origini dell'abitato, ma possiamo anche parlare delle origini dell'episcopato, possiamo parlare delle origini del turismo. Parlare dell'origine del turismo significa riferirsi a un periodo che va dal VI al IX secolo, quando Grado era meta di pellegrinaggi soprattutto. Quindi il turismo a Grado nasce come turismo religioso. Arriva naturalmente a Grado il Vangelo attraverso Aquileia, poiché Grado era il porto marino di Aquileia fin dalla sua fondazione. Ma quello che succede di importante è dopo la disgregazione dell'impero romano di Occidente, quando naturalmente poi con l'arrivo delle popolazioni longobarde di fede ariana, i vescovi di Aquileia vengono a Grado per salvare la latinità di Aquileia e poter poi custodirla, sposandola a quello che è tutta la ricchezza dell'Oriente di Costantinopoli e affidarla all'astro nascente di Venezia. L'intuizione del patriarca Elia è stata che nel 579, il 3 novembre, inaugurerà questa stupenda basilica, dedicandola alla martire Eufemia di Calcedonia a convalidare il credo della Chiesa Cattolica. Troviamo un pavimento musivo in parte originale, in parte rifatto, dove c'è l'assenza completa di icone, ma solo disegni geometrici e scritte, che sono importanti per sapere quali erano le professioni allora esercitate, ma anche perché dall'Oriente iniziava la lotta iconoclasta. Accanto alla basilica è stato costruito il battistero, ovviamente, e poi accanto ristrutturata quella che è la basilica cosiddetta delle Grazie popolarmente, ma che è
stata consacrata verso il 450 alla Theotokos, la madre di Dio, in conseguenza del concilio di Efeso che ha proclamato la divina maternità di Maria.